Ciao, ciao, oggi ti parlo di cambiare con il cambiamento. Il cambiamento, lo sai meglio di me, la vita ti ci obbliga. Noi tendiamo a mantenere lo status quo, vorremmo il lavoro tutta la vita, l'amore per tutta la vita, ma l'unica cosa costante in questa vita è che tutto cambia. Per cui cambiare con il cambiamento e, per non essere amazzonizzato, cambiare anche la presenza online, attualizzarla, brandizzarla della tua attività di digital marketing. La presenza online pervasiva da computer, da tablet, da telefonino, tramite le app, non puoi pensare che sia una moda. È una presenza ormai onnipresente, ok? Scusami la ripetizione delle parole, è una presenza pervasiva e sei sincero con te stesso. L'ultima cosa che guardi prima di addormentarti la notte è il telefonino ed è la prima cosa che guardi quando si svegli. Il digital marketing ormai è una presenza. Ho due nipotini di 4 e qualcosa, e 2 anni appena compiuti, sono già lì con il loro tablet a guardare me per te o te per me. Ok, sono fantastici, non puoi vederlo come il diavolo con l'acqua santa. È un cambiamento a cui dobbiamo semplicemente adattarci. Ok, Amazon è presente. Amazon è presente in tutti i settori e ogni settore ha il proprio Amazon. Trattorie e ristoranti hanno Just Eat, gli hotel hanno Booking.com e qualunque cosa tu faccia, prima o dopo, arriverà un Amazon a deregolamentizzarti, ad amazonizzarti e tu, se accetti un mio consiglio, devi essere preparato a questo cambiamento e non farti travolgere. La prima cosa che devi capire è che imparare a lavorare online non è così difficile come ti viene detto, ok? Sei un papà, ecco, il lavoro di papà è decisamente più difficile e di maggiore responsabilità. Guidi l'auto è un esempio che mi piace tantissimo, ok? Guidare l'auto con l'online non investi nessuno, dunque non guidare l'auto male o non stando attento o parlando al telefonino perché veramente rischi di fare del male e rovinare la vita ad altre famiglie e anche la tua. La seconda cosa molto importante è che dell'online non devi imparare tutto, devi imparare i fondamentali e semplicemente quello che ti serve per rendere unica online e saperla gestire in proprio, perché il marketing non lo puoi delegare, la tua attività. Per cui il marketing che devi imparare, l'online marketing, digital marketing che devi imparare è diverso da attività ad attività. Ok? Questo è importantissimo. Ok? Per cui è importantissimo che tu capisca che non devi diventare un esperto, ma sicuramente devi capirne per poter al massimo, anche se te lo puoi permettere, delegare questa attività. Se invece non sei a un livello che questa attività la puoi delegare, al di là che ci sono persone come me, il cui lavoro è proprio insegnare ad imprenditori come te, a chi vuole imparare ad andare online, le basi, il minimo indispensabile per digitalizzare la propria attività, e voglio che tu capisca bene questo concetto. Renderla unica come messaggio su tutte le piattaforme che usi. Il sito, Facebook, Instagram, LinkedIn e soprattutto io adoro YouTube perché al contrario dei social che ho citato prima di YouTube, ok, è un alleato perché essendo cercato per parole chiave, i tuoi video rimangono sempre disponibili a chi li cerca e ti possono trovare. Inoltre con YouTube puoi creare quello che quello che viene definito un vlog, ok? E fare tanti articoli, tra virgolette, di valore, ok? E trasmettere il tuo messaggio differenziante. Non ho detto migliore degli altri, perché
perché non è una cosa misurabile la qualità, però differenziandogli dagli altri, chissà quante volte hai visto quell'immagine del pesce rosso che va controcorrente verso un branco, contro un branco di pesci bianchi, differenziati dalle altre attività e comunicare alla tua base di clienti, ok? Perché dovrebbero venire da te, ok? Prendiamo ad esempio una trattoria, un ristorante, una pizzeria, un locale da asporto già più preparato. In questo momento non puoi prescindere dal comunicare entro un raggio di X chilometri dalla tua sede dove lavori, ok? Che puoi portare dei pasti a casa al tuo zoccolo duro di clienti, ok? Lo stanno facendo tutti ed è logico che la concorrenza in questo momento è talmente spietata che viene erosa la tua capacità veramente di fidelizzare i tuoi clienti. Per cui ti dico veramente che cosa farei io e che cosa sto facendo io come primi passi per una trattoria qua neanche troppo lontano, in zona qui vicino in un paese limitrofo. Punto numero uno, abbiamo analizzato la situazione. I ragazzi si affidano soprattutto a Facebook e Instagram perché è un locale frequentato, una trattoria frequentata da ragazzi tendenzialmente di giovane età, sotto i 30 anni, anche giovanissimi e diciamo fino a una quarantina d'anni che oggi sono da considerare ancora dei ragazzi se penso a quanto ero maturo io. Prima cosa, non puoi affidarti solo ed esclusivamente oggi a Facebook e ad Instagram, ok? Hanno comunque su questi due social lavorato bene. La prima cosa, abbiamo deciso quali sono i loro punti di forza, ok? E cominciamo a martellarli su questi due social. L'altra cosa che abbiamo deciso è di aggiungere un sito web. Un sito web facilmente trovabile, ad alta conversione, ok? Con tutte le immagini delle feste, collegato a Facebook e ad Instagram. Perché sicuramente un'attività nel 2020 che vuole essere pervasiva sul mercato e vuole comunicare la propria unicità e il perché quel tipo di persona, te ne parlo in un altro video, quell'avatar, quella buyer persona che si riconosce nelle tue caratteristiche, a cui piacciono veramente le caratteristiche che ha il tuo locale, che cosa vuoi. Che cosa metti in evidenza e anche dei tuoi valori, eccetera. Cucina bresciana, cucina internazionale, possono essere tantissime le cose. Ok? Abbiamo deciso di aggiungere un sito, ho deciso di farglielo molto bene, anche se lavoro sempre in questa maniera, ma ho già due o tre idee che apprezzeranno molto. E abbiamo deciso veramente che anche dal vlog, il loro canale YouTube che andiamo ad aggiungere, andremo veramente a trasmettere anche in un'ottica di dopo Covid, di dopo pandemia, quanto ci si diverte e si sta bene in questo locale di Brescia, ok? La chicca li sto veramente pressando, sto comunicando loro l'importanza di quello di cui ti porto a conoscenza anche te adesso. Io aggiungerei un'app veramente da scaricare sul cellulare, da far scaricare al loro zoccolo duro dei clienti. Tieni, scarica qua, hai un Campari gratuito, hai un pasto gratuito, hai un bicchiere di vino gratuito, hai la consegna gratuita a casa senza spese di spedizione, più un panino, un hamburger di alta qualità come quelli che facciamo noi. Aggiungere un'app veramente al tuo cellulare. Che cos'ha di potentissimo un'app per un ristorante? Ok, prima di tutto la fai scaricare ai tuoi clienti. Seconda cosa, i tuoi clienti possono ordinare direttamente dall'app, ma il massimo per un'app, uno fa il figo e i tuoi concorrenti non ce l'hanno. Ok, tu immaginati due ragazzini, prenotiamo dall'app del ristorante dei miei amici. Ok, si pensava che le app fossero prerogativa solo di multinazionali perché molto costose. Oggi veramente con la tecnologia di cui io sono a conoscenza, non solo io, anche altri, ok? Puoi veramente dotarti della tua app che ha una caratteristica fondamentale. Sai cosa sono le notifiche push? È quel ting
come quando ti arriva un messaggio da WhatsApp, come quando ti arriva un messaggio sul telefonino, sono quei messaggi a cui non si sa resistere. Tu potresti pensare veramente di mandare il piatto della settimana, mandarlo prima anche per farli sentire coccolati ai tuoi clienti, ok? E queste notifiche push hanno una caratteristica, sono intime, arrivano direttamente sul cellulare dei tuoi amici clienti ed è un canale di comunicazione preferenziale rispetto alle mail e rispetto agli altri messaggi, anche perché con delle offerte ad hoc per i clienti fedeli li puoi far sentire coccolati e in questa maniera li vai a fidelizzare ancora di più.